unica per la sua bellezza, patrimonio dell'umanità. Venezia è una città sempre più fragile, in preda a un clima sempre più estremo. È un mostro quello, eh? Il 12 novembre 2019, una tempesta senza precedenti coglie tutti di sorpresa. Mai visto una cosa del genere? Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Dal 1950 in poi c'è stata un'escalation paurosa. Quali altri disastri dovrà ancora sopportare Venezia? Per salvarla, ingegneri e tecnici da anni lavorano a un progetto faraonico. Sarà in grado il MOSE di bloccare la furia del mare? 11 mesi dopo la grande alluvione, mentre nella control room stanno tutti con il fiato sospeso, il MOSE solleva le sue 78 barriere. Tecnici, ingegneri e tutti i veneziani tirano un sospiro di sollievo. È la prima volta nella storia che una mareggiata viene fermata in mare, in 2000 anni di storia che ha la città, no? La notizia fa il giro del mondo. Venezia è finalmente al sicuro. Ma per quanto ancora? All'orizzonte si profilano cambiamenti climatici planetari sempre più inquietanti. Cosa succederebbe se dovessero sciogliersi i ghiacci dell'Antartide? L'acqua arriverebbe all'altezza del campanile di San Marco, una cosa inimmaginabile. Di fronte a simili scenari, gli scienziati del clima guardano a Venezia come a un grande laboratorio a cielo aperto, dove studiare il futuro del nostro pianeta. Se salviamo Venezia, salviamo tutte le città costiere del mondo.